Allora, Giulietta Dei, due dei protagonisti della gara di oggi, pareggiato 0-0 contro il Verona, c'è un po' di rammarico perché la prestazione è stata superiore rispetto a quella degli avversari, tante occasioni create, non siete riusciti a buttarla dentro, anche per te invece è stata una grandissima chance nel primo tempo. Forse dovevo calciare più forte, dovevo mandare in porta tutti quelli che c'erano davanti, però ho pensato di piazzarla, però non ho visto Concas e me la sono data solo lì. C'è rammarico perché loro non hanno fatto tiro in porta. Abbiamo difeso alla grande, ci siamo messi lì compatti da squadra e appena siamo ripartiti abbiamo fatto male. C'è un po' di rammarico, però abbiamo fatto una buona prestazione. Per te, Max, nelle ultime partite c'è stata un po' una novità, se così vogliamo chiamarla, di giocare da mezzala, insomma ti sei trovato molto bene anche in questo ruolo e dato un contributo importante alla squadra. No, no, se, diciamo che per la squadra ognuno deve fare il suo compito e quindi è giusto così, il mister fa le sue decisioni. E penso che oggi noi abbiamo fatto una grande partita, visto il momento, comunque da un mese che non facciamo neanche un'amichevole, siamo stati 15 giorni in casa, quindi è stata un'ottima prestazione, meritavamo sicuramente più di loro, però è un punto che ci teniamo stretto e siamo molto contenti. Si conferma un po' la tendenza che create tanto ma faticate a segnare. Questo è lo step successivo perché la classifica forse vi vede con troppi pochi punti per quanto esprimete in campo. Ma sono convinto che i gol l'abbiamo fatti, se ne poteva fare sicuramente di più come abbiamo visto oggi. Cerchiamo ora di lavorare in settimana, magari facendo tiri in porta così per vedere se miglioriamo. Ma davanti abbiamo giocato bene, diciamo, un ragazzo 2002 d'Antoni che secondo me ce ne sono pochi, sicuramente arriveranno i gol da lui, da Diego e comunque anche noi dobbiamo farci trovare pronti se ci capita l'occasione. Per te invece vale sempre un po' la stessa regola che parte trequartista inizio stagione, poi ti spostano terzino a destra e a sinistra, però tu rispondi sempre alla grande. Vabbè, certo. Forse da trequartista non me la cavo tanto bene, però terzino così di spinta posso dire che mi piace. Preferisco sempre attaccare che difendere, però quando c'è da difendere bisogna difendere, sennò se si piglia gol si rischia sempre. Però no, mi sto trovando bene con i compagni, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato bene a calcio e dobbiamo continuare così e cercando di segnare per poi aumentare i punti in classifica.